MBE, acronimo di Motorbike Expo, edizione 2023, la quindicesima. Buongiorno da parte di Marco Gualdani. Beppe Cucco. Andiamo a farci un tour di tutte le novità che vengono presentate quest'anno. Venite con noi, è un Motorbike Expo che in qualche modo diventa sempre più grande. 7 padiglioni, 700 aziende coinvolte nelle esposizioni. Tantissima gente già da stamattina, perché comunque già all'entrata c'era tanta affluenza. E tutta questa affluenza la vediamo ovviamente vicina alle novità più importanti. Qui ne abbiamo una, siamo in casa Benelli, dove troviamo, venite pure Luca e Alessia, troviamo una novità molto attesa. Siamo anche fortunati, Luca, che guarda, siamo liberi di avere una visione. La TRK 800. Vista qualche per la prima volta un paio d'anni fa ad ECMA, arriva adesso nella sua versione definitiva e dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2023. Quindi tanta attesa per la crossover di Pesaro, che oltre alla 502, la moto più venduta d'Italia negli ultimi 5 anni, ora arriva anche in questa nuova versione da cilindrata maggiore. Esatto, non c'è ancora una data precisa per quanto riguarda la sua uscita, mentre c'è un po' più di certezza per la sorellina, la via di mezzo, quindi la 702. Che è esposta nella sua configurazione X, vieni pure Luca, siamo qua. Questa è intanto comunque un'altra chicchina, la BKX250, che in qualche modo sdogana una nuova tipologia di design che viene legato quindi al marchio Benelli, mentre ci avviciniamo, come detto, alla TRK 702X. Bicilindrico parallelo, 700 di cilindrata, 72 cavalli di potenza. Questa, a differenza dell'800, invece sembra un po' più concreto il suo arrivo sul mercato, che dovrebbe avverarsi nel corso della primavera. Esatto, questa è una moto su cui Benelli evidentemente punta tanto e ci sono tutti gli ingredienti perché possa fare bene e aggiungere quell'interesse che ha creato già la 500. Io direi di spostarci ulteriormente, qui accanto c'è lo stand di Kiwi, quindi facciamo due passi e ci vediamo lì. Eccoci da Kiwi, abbiamo subito il piacere di incontrare Lello Tasca. Ciao, piacere. Andiamo, perché qui ci sono un sacco di proposte interessanti, da quelle legate alla urban mobility, i motocicli leggeri, a quelli forse un po' più a target, Beppe, per quanto riguarda MBE. Quelli più a tema con l'MBE, quindi parliamo di moto del mondo custom, e due delle novità più interessanti che potremmo trovare qui allo stand sono: una, la Benda V302, quindi una piccola custom spinta da un motore bicilindrico V di 300 cm cubi. È una moto che è già stata vista ad ECMA, ma ora è qui per farsi vedere, far stoccare dal pubblico e soprattutto per comunicare il suo arrivo sul mercato. Un arrivo molto interessante, visto che si parlerà di un prezzo di acquisto inferiore ai 5.000 euro. Incredibile! A suo fianco abbiamo un'altra proposta molto interessante, che possiamo chiamare la sorella maggiore della V302, ovvero la MBP C1002V. È una custom di grande cilindrata, quindi qua abbiamo un bicilindrico a V di 997 cm cubi, 95 cavalli di potenza e 102 Nm di coppia. Anche lei è già disponibile sul mercato con un prezzo d'acquisto altrettanto interessante, perché qui parliamo di una cifra inferiore ai 10.000 euro. Una moto che sdogana il marchio MBP, che si differenzia da Kiwi. Esatto. MBP, Moto Bologna Passione, fa sempre parte dello stesso gruppo, ma vuol richiamare molte italianità all'interno del suo marchio. Salutiamo Kiwi e proseguiamo nel nostro tour. Stand Yama, immancabile a MBE, stand enorme, Beppe. Enorme e ricco di tantissimi modelli. Anche qui entriamo nel mondo Yamaha partendo dagli scooter, come ad esempio l'X-Max che troviamo qui nella pedana centrale, ma l'attenzione principale da parte dei visitatori è rivolta ovviamente al mondo moto. Mondo moto che ci introduce, che veniamo introdotti nel mondo moto dalla MotoGP di Fabio Quartararo o la Superbike di Toprak Ratsikhatioglu. Hai pronunciato bene? È quasi uno scioglilingua. Sempre molto complicato. Il cognome del pilota turco, però insomma. Ne veniamo fuori in qualche modo. Qui ci sono tutte le super sportive, poi Beppe, lasciamelo dire. Qui siamo un po' a casa mia, il mondo off-road con le varie cilindrate che definiscono la gamma
del motocross, si parte dal cinquantino PV per poi passare al 65, 85, le due tempi, 125 e 250 YZ, e poi la regina, ovviamente la 4,5, che è una delle novità più importanti per quanto riguarda l'intero panorama, il segmento off-road, la Yamaha 4,5 che si presenta rinnovata in tutto, telaio, layout con un nuovo design della cassa filtro, nuove sovrastrutture, insomma un aggiornamento importante anche al motore che rilancia Yamaha nel fuoristrada. Qui si arriva sempre all'off-road ma un po' più a volumi ampi, e torno a dare la parola a Beppe Q. Un mix tra l'off-road e il mondo stradale, passiamo per la Tenere 700, questa è la Rally Edition, quindi con la grafica dedicata in bianco e rosso che richiama il mondo delle corse, mentre questa qua è la versione World Raid, con serbatoio maggiorato sdoppiato su due lati, strumentazione TFT, che ci introduce poi alle moto più stradali della gamma Yamaha, come la Tracer 9, che da quest'anno viene proposta anche nella nuova versione GT Plus, dotata di radar per il controllo di eventuali incidenti o comunque per assistere il pilota durante la guida. Una novità importante questa, Beppe, introdotta non a caso su una versione GT che però potenzialmente potremmo trovare anche sul resto della gamma nel futuro. Assolutamente sì, comunque quando si parla di assistente alla guida è sempre qualcosa di molto utile, di molto interessante per quanto riguarda la guida stradale. Continuando a girare per lo stand di Yamaha troviamo tutta la gamma delle Naked, quindi MT-07 Pure, MT-09, mentre là dietro c'è la MT-07 standard, qua rinnovata, quindi con display LCD a colori. A me piace l'MT-09, io sto qui, Beppe, è molto divertente, si sta bene, sì. C'è sempre un design, uno stile, dei colori particolari. Assolutamente sì. E chiudiamo lo stand, la carrellata di moto, lo stand Yamaha, con la gamma delle Sportage, quindi la famiglia XSR. Stand Suzuki, tante novità, tre in particolare. Beppe, esatto. Nel nome Suzuki c'è la V o non c'è la V? C'era la V, diciamo che adesso ce n'è un po' meno, in quanto è una delle moto più iconiche di Suzuki, quindi la V-Strom 650, si presenta ora in questa nuova versione che è la 800DE. Abbandona il motore appunto a V bicilindrico per lasciare spazio a un nuovo bicilindrico, ma questa volta parallelo. 776 cm cubi cilindrata, 84 cavalli e 78 Nm di coppia. Stesso motore che ritroviamo appunto sulla GSX 8S, che però a differenza appunto della V-Strom che è un Adventure, qua stiamo parlando di una Naked che si vuole proporre sul mercato come una moto sportiva ma anche dall'indole turistica. Quindi a livello di performance, prestazioni, si equivale all'800DE, giusto? Esatto, cambiano solo leggermente le prestazioni del propulsore per via di un setting dedicato. Qua parliamo di 83 cavalli e 78 Nm di coppia massima. E invece la V, arriviamo lì, perché io ho una V-Strom, eccola qua la 1050. Esatto, diciamo che un po' di V rimane, infatti rimane sulla V-Strom 1050, il suo bicilindrico V di 1000 cm cubi che è stato comunque aggiornato in questa ultima versione, ma una delle novità più interessanti per quanto riguarda questa moto è la versione DE col cerchio anteriore da 21, quindi un'indole più off-road che purtroppo non è esposta qui in fiera, ma possiamo anticipare ai nostri lettori che ci segue che a breve la metteremo alla prova. Invece a proposito di prova, per quanto riguarda la V-Strom 800, è un'interessantissima novità che abbiamo provato in anteprima mondiale esclusiva sul numero di gennaio. Sì, che trovate in edicola ancora per qualche giorno, quindi sbrigatevi. Oppure, se non l'avete preso, per chi se lo fosse perso, può andare sullo shop online e recuperarlo. Luca, prima di salutare Suzuki, per favore, vieni con me un attimo, velocemente, rapidi. Beppe, anche te, perché quando passi da Suzuki, anche se non è una novità, però un'occhiatina alla Yabusa gliela dai sempre per tutta la passione che trasmette questa moto, questa in particolare anche in una versione dedicata a Rins, quindi un po' MotoGP. È la GP Edition che riprende i colori appunto della MotoGP, non cambia la base tecnica, quindi 4 cilindri, 4 tempi, 1340 cm cubi cilindrata, 190 cavalli e 150 Nm di coppia. E noi con la velocità di un Hayabusa ci spostiamo in un altro stand.
ci affacciamo, Beppe, a questo espositore in casa Allas, dove ci sono quattro gomme tassellate che hanno l'obiettivo in qualche modo di cambiare il punto di vista degli appassionati, perché si presentano come prodotti tubeless sia al posteriore sia all'anteriore, sia per quanto riguarda le maxi enduro sia per quanto riguarda le enduro specialistiche, addirittura con omologazione FIM. Una proposta davvero interessante di Allas, che punta a ottimizzare e rendere più semplice la vita ai suoi fruitori. Come si riconoscono le gomme tubeless rispetto al resto della gamma? Da questa doppia riga che in qualche modo definisce questa nuova tecnologia che non vediamo l'ora di mettere alla prova. Però non solo fuori strada, perché allo stand Allas troviamo gomme a 360 gradi, partendo dagli scooter con i nuovi Tournée 2 che si vogliono proporre come delle gomme a 360 gradi, quindi per coprire tutte e quattro le stagioni, pensate per chi utilizza lo scooter in città o anche per delle gite fuori porta. Ma andando dall'altra parte dello stand troviamo delle novità molto interessanti che riguardano il mondo moto, partendo dal Capra XR, quindi una gomma dedicata alle Max Enduro, la prima gomma di Allas che verrà prodotta con costruzione radiale, cintura a 0 gradi e codice di velocità V, per cui superiore a 210 km/h, mentre appena dietro troviamo un'altra novità che andrà a affiancare l'Evento Sport, che è la gomma sportiva appunto di Allas, che si tratta appunto dell'Evento Turismo, quindi gomme dedicate a moto sport touring di grande cilindrata. Pensate, per chi vuole viaggiare senza dimenticare il divertimento. Sai, Beppe, che abbiamo visto un sacco di novità, un sacco di moto, però ancora non abbiamo incontrato dei personaggi che spero di incontrare in questo video, anche perché il contatto con il personaggio qui a Motorbike Expo è davvero, davvero reale. Anche l'essenza del salone, perché comunque in altri saloni più grandi magari si perde quella genuinità di poter interagire con i personaggi magari che normalmente non si possono incontrare. Guarda dove siamo arrivati. Siamo arrivati da Wheel Up. Sì. Che presenta come sempre un vastissimo assortimento di abbigliamento e accessori. Sì. È Wheel Up, che penso lo conoscano tutti, uno dei maggiori shop sia fisici sul territorio, ma anche un grandissimo assortimento online dove possono trovare tutta la gamma dei loro prodotti. Tra l'altro presenta anche dei prodotti a marchio proprio, come la gamma di abbigliamento Alike che vediamo lì esposta qua in fiera. Sì, anche in questo caso si spazia più o meno su tutti i settori e quindi l'offerta è assolutamente a 360 gradi. Vediamo tutte da pista, vediamo completi per le maxi enduro, turismo. Davvero un'offerta molto molto ampia di Wheel Up. Eccoci arrivati allo stand Bell Racing, anche lui immancabile. AMBE, anche lui ovviamente immancabile legame con il marchio Arai dei caschi. Marchio Rai, che mostra qui ad ECMA una delle novità più interessanti di quest'anno, quindi l'RX7V Evo, casco top di gamma quando parliamo di caschi sportivi, che rispetto alla versione precedente migliora in quanto a reazione, che ha nuove prese d'aria sparse sul casco e una vestibilità migliorata. Ma da Bell Racing, oltre che il marchio Rai, troviamo il loro marchio proprietario, quindi NOS Helmet, che qui al Motorbike Expo presenta una delle novità che mancava finora in gamma. Stiamo parlando delle NS9, che è un casco crossover pensato per proprietari di moto adventure oppure appunto delle crossover stradali, che cercano un casco dalle linee moderne ma molto sicuro. Beppe, niente male lo stand lì qui Mondi, assolutamente. Direi che hanno fatto una bellissima esposizione. Niente moto, male. Moto sportive, moto trial, moto da enduro. C'è un po' di tutto ovviamente nella gamma di prodotti lubrificanti di Liquimoli che sono esposti lì. Direi che è emblematico quella vetrina, perché ti permette di capire subito il concetto, cioè c'è ogni prodotto per ogni parte della moto, quindi oltre ai prodotti per la lubrificazione, prodotti per la cura e la manutenzione di ogni componente delle moto. Quindi spray per le catene, spray per la pulizia, oli, cioè diciamo che c'è un po' di tutto per quanto riguarda la manutenzione. Adesso ti interrogo, di chi è questa moto? Del numero 12. Numero 12. Brad Freeman, Mondiale Enduro GP, beta ufficiale. Andiamo da un'altra parte. Continuando con gli accessori, ci siamo imbattuti nello stand SST che espone i prodotti Garmin, Beppe. Importanti, esatto. Perché? Perché ti permettono di girare il mondo senza perdere mai la strada, quindi anche senza connessione al cellulare, sfruttando la rete appunto GPS,
puoi sempre trovare il percorso ideale o quello che ti eri preimpostato da casa e giungere a destinazione. Sono esposti vari prodotti che differiscono per prezzo di acquisto, per funzionalità, ovviamente dimensioni dello schermo LCD. Ci siamo spostati al padiglione 4, dove si trova lo stand Harley Davidson che presenta la vera novità dedicata a MBA. Beppe. Esatto, qui al Motorbike Expo è appunto la prima volta in cui possiamo vedere e toccare con mano le novità Harley Davidson. E perché siamo in due su questa moto? Perché questa è la Nighter in versione special, che appunto si differenzia dalla standard per la presenza del sedile al passeggero, pedane, il piccolo cupolino anteriore, quindi delle novità pensate per viaggiare in coppia o anche per migliorare il comfort, anche perché il manubrio è più alto e più vicino al busto del pilota. Mentre l'altra novità presente qui allo stand Harley Davidson è la Breakout, che torna nella gamma 2023 di Harley Davidson e lo fa in grande stile, perché ora monta il motore Milwaukee 8 117, che è il più grande bicilindrico disponibile su una moto della gamma Harley Davidson, quindi bicilindrico V di 1900 centimetri cubi. Oltre alle due novità, Beppe, ci sono anche tutte le altre moto tutta della gamma, sì. Per una stagione decisamente importante per Harley. Esatto, perché quest'anno appunto Harley festeggia il suo 120° anniversario dall'anno di fondazione. E per questo aspetta tutti voi e noi anche alla grande festa che si terrà a Budapest appena prima dell'estate. Quello di Harley non è l'unico compleanno che esatto. Si festeggia a cominciare qui da MBA, ma ce n'è uno importante anche per BMW, da cui andiamo adesso. Quindi buon compleanno BMW, 1923-2023, 100 anni di storia, raccontati attraverso questi marchi, la fondazione nel 1917 e poi l'ultimo iconico design che è decisamente più moderno, ma la prima moto marchiata BMW è arrivata nel 1923 ed è lei, la R32. R32, alla quale sono ispirate due delle novità che vediamo qui esposte. Stiamo parlando della R19T da questo lato in versione 100° anniversario, quindi tante cromature su serbatoio parafanghi in contrasto con i dettagli in nero lucido. Non cambia la base tecnica della moto, quindi sempre motore bicilindrico boxer per una naked, una roadster che vuole proporsi come un modello dal look classico ma tanta tecnologia e tanta sportività. Ecco, stessi dettagli che troviamo sull'altra versione 100° anniversary. Aspetta, perché dall'altra parte dello stand, quindi dobbiamo attraversare. Nel frattempo mi veniva in mente di parlare del fascino, perché il fascino di questa R32 è incredibile ancora oggi a 100 anni di distanza. Il fascino delle moto moderne è assolutamente altrettanto indiscutibile, però forse è un po' questo il collegamento di questi 100 anni. Infatti moto affascinante. È proprio per quello che nascono questi 100° anniversary, che anche su questa R18 come per la R9T vuole riprendere lo stile, il look appunto e il fascino soprattutto delle moto del secolo scorso. Queste due moto R18 e R9T verranno proposte in versione in serie limitata di soli 1923 esemplari, appunto per celebrare l'anno di nascita della prima moto di BMW. Sempre padiglione 4, stand Royal Enfield, uno stand e un prodotto che tu conosci bene dal momento che sei appena tornato da un viaggio in India, dove hai messo alla prova una novità. Esatto, la Supermetro 650, con la quale abbiamo affrontato un lungo viaggio in India, che ci ha permesso di scoprire le caratteristiche di questa moto. Una cruiser molto comoda, zero vibrazioni, perfetta per viaggiare. Proposta in due versioni, la versione standard, questa che vediamo qui a destra, e la versione touring con cupolino e schienalino per il passeggero e sella comfort. Il motore non cambia, è sempre il bicilindrico parallelo di 650 cm cubi che già trovavamo su Interceptor e Continental GT. Una moto che arriverà nel corso della primavera, un prezzo molto aggressivo perché parliamo di 7.450 euro, nella versione standard, a salire di qualche centinaio di euro per la versione più touring, più equipaggiata e più ricca. Eccoci arrivati allo stand Piaggio, che come sempre ovviamente presenta i suoi tanti marchi. Nello specifico qui a Motorbike Expo si parla di Moto Guzzi e Aprilia, quindi due mondi diversi, uno stand particolare non solo per la conformità che è rotondeggiante, quindi facciamoci pure il tour. Luca, vieni con noi. È uno stand particolare perché oltre a vedere le moto esposte, il focus dello stand non è le moto, il prodotto, ma l'experience, perché il gruppo Piaggio illustra qua quelli che sono i Moto Guzzi Experience, quindi dei viaggi in sella, le Guzzi V7, V9, V100 o la V85 TT, mentre per i più sportivi
parliamo di Aprilia Experience, quindi giornata di esperienza in pista. Tra l'altro soffermiamoci un attimo sulla meraviglia della MotoGP che quest'anno parte con grandi ambizioni. Assolutamente. Tornando invece a un pubblico più umano, quello degli amatori, parlavamo di Aprilia Experience, quindi giornata in pista con RS60, RSV4, tuono 660, tuono V4. Sempre poi collegandoci al mondo Aprilia andiamo invece nel mondo dell'off-road, dove parliamo delle Touareg Experience, quindi la possibilità di mettere le ruote fuori strada in sella alla Touareg. Reparto off-road, Luca, sempre più importante in casa Aprilia. Infatti questo pomeriggio verrà presentata una nuova iniziativa, una nuova attività sportiva che vede protagonista Touareg, Aprilia e due piloti, Jacopo Cerutti e Tommaso Montanari, che saranno schierati in forma ufficiale all'italiano Motorelli. Un messaggio importante che lancia quindi Aprilia, che mette un piede concreto e diretto, formale, diciamo, nel mondo off-road, innescando poi quella serie di situazioni che potrebbero portare anche a un impegno sempre più importante nel mondo del tassello, come anche altre case italiane importanti stanno pensando di fare. Questa è la moto che verrà schierata in gara. Abbiamo visto rispetto alla moto di serie ha degli aggiornamenti importanti a livello di sovrastrutture e di sospensioni. È stata montata la torretta per il roadbook, ovviamente ci sono tutti gli accessori fondanti per poter schierare la moto nell'italiano Motorelli. Proseguiamo però, Luca, con il nostro tour, concludendo il giro della piazza del gruppo Piaggio, arrivando poi alla parte legata agli accessori marchiati Aprilia. Siamo allo stand Nolan Group, uno stand che mi piace molto, è stato diviso in varie aree. Questa è la parte dove c'è l'esposizione della gamma dei caschi quasi completa, dopodiché c'è un'area dedicata allo shop mobile, questo super camion che sicuramente fa il suo bel effetto e che soprattutto ci trasporta alla vera novità presentata qui a MBE. Beppe. La vera novità che è l'N34, un casco che in realtà possiamo definirlo trasformabile, perché comunque è presente qui in quattro versioni: integrale senza visierino, jet oppure in versione crossover. Ma la vera particolarità di questo casco è, uno, la leggerezza e due, la reazione, perché è un casco che è 10 volte più ventilato del Nolan già più ventilato di gamma, per cui un casco pensato per le stagioni più calde e l'ideale per chi percorre molti chilometri in sella o in città, se sceglie il jet, oppure anche per i viaggi nella versione integrale o crossover. Ma è pazzesco quanto siano veramente leggeri. Molto leggeri e particolari. Ma a proposito di leggerezza, vi volevo portare a vedere l'altra novità del gruppo Nolan, che è l'X-Lite X552 Ultra Carbon, quindi un casco crossover adventure con calotta interamente in carbonio, quindi massimo della sicurezza, massimo del comfort, senza rinunciare comunque allo stile, perché notiamo delle linee molto aggressive e moderne con quel bellissimo carbonio a vista. Beppe, siamo atterrati allo stand SV Motec, un'azienda importante che presenta possibilità di ampliare letteralmente, esatto, il bagaglio del mondo moto. Hai detto correttamente ampliare il bagaglio, perché sappiamo tutti che nel catalogo SV Motec c'è una ricchissima gamma di borse, bauletti sia morbidi che rigidi, borse a serbatoio, borse laterali, borse per il codino. Qualsiasi posto dove tu voglia piazzare una borsa, SV Motec ce l'ha. Ma SV Motec non è solo borse e bauletti, infatti nel loro catalogo troviamo anche accessori per la customizzazione della moto, quindi barre paramotore, barre paratelaio, tamponi, accessori per tenere al sicuro o per customizzare, personalizzare la propria due ruote. Beppe, siamo arrivati al punto G della fiera di MBE. Immagino purtroppo non è quello che intendavamo noi, ma siamo da Galfer. Galfer che presenta qui a MBE una vasta gamma di novità, ovviamente dischi freno e pastiglie freno, pensate per le super sportive, quindi per la pista, oppure versioni stradali con disegno margherita, disegno cubic, mentre sotto abbiamo tutta la linea per il fuoristrada, cross, trial, tanti nuovi prodotti per frenare al meglio. Assolutamente sì, Galfer, marchio iberico che è fortemente impegnato e coinvolto nel racing, ma non solo, anche nel mondo custom, come ci dimostrano queste teche. Esatto, teche che appunto ci mostrano tutte le varie possibilità di dischi di Galfer,
dalle più classiche fino ad arrivare alle più stravaganti in questa versione school che presenta un disco freno contornato da teschi. Sì, fighissimo. Dai. Esatto. Only Motorcycle Specialist, un nuovo luogo, un nuovo messaggio che arriva direttamente da Messler. Qui siamo all'interno di uno stand particolare che viene lanciato proprio qui all'interno del padiglione 2, Beppe. Esatto. Anche questo non è un caso, un messaggio importante. Messaggio importante perché il nuovo logo di Metzeler vuole significare, vuole comunicare a tutti che appunto il marchio Elefantino è l'unico marchio produttore di pneumatici che produce pneumatici solamente per il mondo moto. Qui a Motorbike Expo è presente con questo nuovo stand che l'azienda porterà in tutti gli eventi che farà nel corso dell'anno ed è presente solo con la gamma di pneumatici del gruppo Custom Cruiser. Quindi parliamo del Marathon, presentato nella versione standard o nella versione White Wall con una bellissima fascia bianca che ricorda molto le moto del secolo scorso sui lati. Pneumatico Marathon pensato per chi percorre migliaia e migliaia di chilometri. Oppure esposto lì a fianco c'è il Cruistech, sempre destinato a moto del mondo custom e cruiser, ma è un prodotto che strizza l'occhio anche ai più sportivi, quindi tanta aderenza per il divertimento tra le curve senza appunto dimenticare la percorrenza. Stand Kawasaki, un altro stand che si sviluppa circolarmente, quindi facciamo anche qui il giro tondo cominciando subito da una moto importante. Esatto, della gamma Z900SE, che si differenzia dalla versione standard per monoammortizzatore Ohlins, forcella con setting rivisto e pinze anteriori Brembo. Questa è la più grande delle naked che Kawasaki ha in gamma, affiancata dalla Z650 che in questa sua ultima versione si presenta più sicura e più tecnologica grazie alla presenza del traction control di serie e a nuove livree e soprattutto anche molto utili di notte i fari full LED. Continuando con la gamma delle Z, qua abbiamo la piccolina della gamma, la Z400, mentre dall'altra parte dello stand ci spostiamo verso la gamma più sportiva o turistica. Partiamo sempre dalla piccolina, la Ninja 400, una moto sportiva pensata per chi vuole avvicinarsi al mondo delle moto stradali sportive. Qua invece ci dirigiamo verso moto più grandi nate per viaggiare, quindi Versys 1000 affiancata dalla Ninja 1000SX, una sport touring molto divertente che si presenta equipaggiata per chi macina molti chilometri e pensata per non affaticare senza dimenticarsi il divertimento fra le curve. Importante allo stand Kawasaki la partnership con Motolandia, tutte le moto hanno esposta la promozione che permette in caso di acquisto qui in fiera di avere a disposizione un kit di accessori in omaggio del valore variabile a seconda del modello. Beppe, Verona non poteva mancare lo stand di Valerie Sport che ha allestito quasi un vero e proprio punto vendita, no? È quasi esatto. Uno shop, si il vede. Il grande megastore d'Italia si presenta qui al Motorbike Expo con un stand enorme. Uno stand enorme dove è possibile trovare tutti i capi presenti nel loro negozio, quindi dalle tute, giacche, stivali, pantaloni, guanti, qualsiasi cosa che serva per il motociclista, ma soprattutto senza dimenticare le occasioni che si possono fare qui in fiera. Prezzi scontati per i visitatori, quindi un'occasione da non perdere. Opla! Ah, ci vorrebbe un po' di sbloccante, sinceramente. Secondo me potresti provare uno dei nuovi prodotti della linea K9 di Bardal, che è la novità dell'azienda, quindi una linea completa di prodotti per la manutenzione della moto, ma non solo, anche delle bici. Quindi spray per la catena, spray pulitori, spray per i contatti elettrici. Sì, secco penetrante, sgrassante multiuso. C'è veramente di tutto per la manutenzione, ma allo stand Bardal non solo la linea K9, ma anche la loro gamma completa di oli per il motore delle vostre moto. Bravo. Contesto molto da paddock con furgone gazebo, siamo allo stand YSS, azienda thailandese specializzata nelle sospensioni. Un'azienda particolare, Beppe. Esatto, un'azienda particolare perché un'azienda produce tutto in casa, quindi dalle molle alle sospensioni intere, complete. È azienda thailandese, sede a Bangkok. È un'azienda particolare anche perché non ha magazzino, ma un'azienda che produce solo su ordinazione. Catalogo ampissimo anche per loro perché i loro prodotti spaziano dal mondo del fuoristrada alla strada fino ad arrivare a Harley e Custom.
ci soffermiamo in particolare su questi prodotti perché, come sappiamo, MBE è dedicato a moto di questo tipo, quindi qui vediamo le novità di YSS per quanto riguarda Harley. Ammortizzatori posteriori, molle per le forcelle oppure forcella completa per Harley Davidson, tutti i nuovi prodotti che saranno disponibili nel corso del 2023. Siamo arrivati alla fine della nostra camminata all'interno del Motorbike Expo, vi abbiamo fatto vedere una parte di quella che è l'offerta all'interno dei padiglioni, ma c'è ancora tanto altro. Chiudiamo da dove siamo partiti, Beppe, dal nostro stand. Esatto. Dove presentiamo quello che è il nostro calendario di eventi del 2023. Calendario degli eventi che presenta il classico Tester Day, che quindi vi darà la possibilità di provare tutte le moto di tutte le case presenti in commercio per un giro di un centinaio di chilometri, due ore accompagnati da noi. A questo si affianca il Tester Day Travel, quindi viaggi di tre giorni nelle zone più belle d'Italia in sella Max Enduro Crossover. Due novità per quest'anno nel nostro calendario eventi che sono il Tester Day Track, quindi una giornata in pista con Super Sportivo Maxi Naked, o il Tester Day Festival che si svolgerà nel primo weekend di Tester Day al Castello di Paderna, quindi 15-16 aprile, dove ad affiancare la test delle moto sarà una esposizione di accessori, abbigliamento, quindi tutto ciò che riguarda il mondo delle moto. Quindi il top, Beppe, venire a Motorbike, vedere la moto, farsi ingolosire, venirla a provare, esatto, ai nostri Tester Day, comprarla, esatto, poi venire a fare i nostri eventi di turismo ed essere persone felici. Esatto. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali, social, sulla carta, su tutte le nostre testate. Ci trovate qui al padiglione 6 del Motorbike Expo. Grazie. Ciao. Ciao.